Cari amici, ben ritrovati, eventi del territorio. Quest'oggi è a Friuli, siamo alla 46esima mostra del Torchiato e siamo in una location particolare. Intanto dopo ci spiegherà Francesca quale location è. Francesca, intanto ben ritrovata, presidente della Proloco di Fregona, grazie mille di averci invitato, si riparte. Sì, Luigi, grazie a te per questa opportunità, si riparte finalmente, era atteso insomma questa ripartenza e siamo appunto in una location nuova, diversa dal solito, che è il centro di appassimento del Torchiato di Fregona, cioè proprio dove si fa il torchiato, quindi è una scelta così di entrare proprio nel vivo della produzione di questo nostro prodotto tipico. E in effetti fino a un mese fa queste cassette che vediamo come quinte erano invece piene di uva che poi appunto è stata torchiata. Scelta anche quella di, mi illustravi mentre facevamo il giro, avere due sale di degustazione. Sì, abbiamo due sale degustazioni perché nella prima, quella più piccola, presentiamo proprio il torchiato, l'annata 2015, mentre qui nel salone, oltre alle degustazioni di formaggi, naturalmente salumi locali che vanno abbinate ai vini, potete trovare tutta la produzione della nostra DOCG, che è la DOCG Colli di Conegliano, e quindi i vini rossi, i bianchi e il marzemino di Refrontolo. Francesca, mostra del Torchiato, ma non solo mostra, anche tanti eventi che fanno da corollario. Sì, certo, perché la mostra è comunque una vetrina del territorio e per cui noi presentiamo in queste giornate di festa anche con delle passeggiate, quelli che sono i monumenti, quello che è il paesaggio. Abbiamo diverse tele anche importanti nelle chiese, quindi è un'occasione per poter conoscere quelle che sono le peculiarità del nostro paese. Prima fa tutte naturalmente le grotte del Caglierò, ma insomma anche il campanile, che è un vanto della nostra comunità, come pure insomma è tutta la parte così naturale, specialmente di questa frazione di Osigo, che è decisamente molto bella, di pregio. Francesca, intanto ti ringraziamo, nel frattempo un sommelier ci ha portato dei bellissimi calici con cui prenderemo dopo, ma prima di tutto doverosi vanno scontati i ringraziamenti a tutti i volontari. Sì, certo, allora un grazie sì, di cuore a tutti i volontari, soprattutto il consiglio di Proloco, ma anche i volontari che non sono solo Proloco, ma delle altre associazioni che ci stanno dando una mano, come pure un ringraziamento va ai produttori del Torchiato con cui condividiamo questa avventura e anche all'amministrazione comunale che nelle nostre attività di promozione è sempre molto vicina. E a tutti loro e a tutti i nostri spettatori adesso facciamo un buon brindisi con assolutamente un brindisi alla ripartenza e 100 di queste feste. Salute a tutti voi, eventi del territorio Fregona.